vedo meglio anche le slide. Prima di tutto voglio ringraziare i soci Coop per l'ospitalità, ma soprattutto per tutto quello che fanno durante l'anno nel territorio, con iniziative come il Cuore si scioglie. Quest'anno siamo andati insieme con i ragazzi delle scuole medie a Sant'Anna di Stazzema. Fabrizio parlava prima della biciclettata tra Figline e Incisa. A metà percorso ci siamo fermati a bere, come dire, a continuare la bicicletta del divertimento insieme a Soci Coop qui davanti. E poi voglio ringraziare anche la Coop perché ci si avvicina a un momento importante. Insomma, la prossima settimana ci sarà il primo compleanno della Coop di Figline. Insomma, non era una scommessa scontata. In anni già di grande crisi, la Coop ha fatto un investimento di 40 milioni di euro a Figline Valdarno. Non è che era già scritto che andasse bene. Ecco, io credo dopo un anno si possa dire che è una scommessa vinta, per dimostrare basta passeggiare giù e andare a ancora più importante proprio perché ne sentiamo il bisogno. Cooperare significa mettere insieme le forze ed è quello che il comune di Figline e di Incisa sta cercando di fare. L'abbiamo fatto al di là delle divisioni politiche, anche questo credo sia un punto di partenza vincente, cioè sul Comune Unio non è che ci sono stati partiti a favore e partiti contrari. I consigli comunali all'unanimità a Figline e a Incisa ci hanno detto: andate avanti, sindaci, avete buttato un sasso nello stagno, avete mosso una discussione. Ecco, ora chiedete alla regione di fare una legge che fonda i due comuni e all'interno del percorso della legge fate il referendum. Ecco, se il comune unico arriverà in fondo, non dipende dai due sindaci che hanno lanciato l'idea e la stanno proponendo, ma dipenderà da tutti coloro che andranno a votare al referendum, che sarà insieme alle politiche. Quindi se i cittadini diranno sì, il comune unico andrà avanti e già nel 2014 si voterà per il comune unico, se i cittadini diranno no, magari continueremo a collaborare insieme, ma insomma sarà un'altra cosa, magari lavoreremo insieme per alcuni servizi, ma i comuni rimarranno distinti. Comuni, costituire qualcosa di qualitativamente diverso a partire da incontri come questi, o dai laboratori fatti con l'università. Luca Toschi ha coordinato e diretto tutto il percorso scientifico di partecipazione dei laboratori dove c'erano 100 cittadini che hanno fatto delle proposte concrete per il nuovo comune, i percorsi fatti nelle frazioni, qui con voi, con le associazioni sportive, nelle scuole. Insomma, l'idea è quella di ripensare dal basso il rapporto tra cittadini e istituzioni. Nella primavera del 2013 andremo a votare, c'è già il quesito che è quello che adesso che vedete qui e che vi leggo. Siete favorevoli alla proposta di istituire il comune di Figline e Incisa Valdarno mediante fusione dei comuni di Figline Valdarno e di Incisa Valdarno? Se risponderete sì, nel 2014 ci sarà il comune unico, se verrà risposto di no, continueremo a cooperare, ma saremo sempre i due comuni distinti.
so Samuele se prima c'era anche lo stemma. Ecco, perché Fabrizio non è, perché tu avevi un'ispirazione, mi sembravi un oracolo. Questo è, noi abbiamo messo insieme alcuni servizi e abbiamo fatto un'unione dei comuni che dura fino al comune unico. Questo è lo stemma dell'unione dei comuni e probabilmente dopo sarà anche lo stemma del comune unico. Bisogna anche lavorare sulle bandiere, sui simboli, e questo stemma ha dei significati. Vedete, c'è sulla destra un leone che è il leone del gonfalone. Dell'umanesimo, l'anticipatore dell'umanesimo in letteratura che è Francesco Petrarca, e Marsilio Ficino che invece è in qualche modo l'umanesimo compiuto, il filosofo più importante dell'Accademia Platonica fiorentina. Insomma, anche questo è importante per dire il rapporto importante, profondo, che ancora oggi c'è tra Fenicisi e Firenze. Noi all'IRPET, che è l'Agenzia Regionale di Analisi Economica, ci sono professori universitari di economia e ricercatori, abbiamo chiesto di analizzare il contesto socio-economico di Figline e di Incisa e i risparmi che verrebbero da mettere insieme i due bilanci, i bilanci dei due comuni. Ecco, è bene spiegarvi un po' queste slide perché sono veramente molto interessanti. Secondo l'IRPET, che comunque è un ente scientifico esterno, mettendosi insieme il comune di Figline e di Incisa andrebbe a risparmiare nel lungo periodo, insomma dopo qualche anno, tutti gli anni dai 570.000 euro ai 630.000 euro. Ogni anno di risparmi che derivano da quelle che in azienda si chiama ai servizi sociali, e quindi soldi che possono essere reinvestiti meglio dove c'è più bisogno, sui servizi scolastici, sui servizi turistici.